Buonasera dal piazzale della Madonna di Loreto. Come vedete, completamente smobilitato perché Benedetto XVI è già tornato in Vaticano dopo questa giornata vissuta nelle Marche, tutta accanto alla Santa Casa di Loreto. Il Papa, come avete detto, ha compiuto questo pellegrinaggio presso la Vergine per mettere nelle sue mani il futuro della Chiesa, in particolare due grandi eventi che si stanno per aprire. Il sinodo per l'evangelizzazione e l'anno della fede che si aprirà in concomitanza con l'anniversario del 50 anni dall'apertura del Concilio Vaticano II. È proprio sulle orme di Giovanni XXIII, che 50 anni fa compì il medesimo tragitto per arrivare qui a Loreto, il Papa ha vissuto questa giornata sul filo della memoria. Un Papa contento che ha dichiarato più volte di sentirsi a casa. E qui sul piazzale dedicato alla Vergine, il Papa ha celebrato per la prima volta, un pontefice celebrava su questo piazzale una messa, una celebrazione eucaristica in cui ha parlato del mistero dell'incarnazione come il mistero che spiega tutta la realtà dell'uomo e di Dio. Vediamo il servizio. Alla Santissima Madre di Dio, tutte le difficoltà che vive il nostro mondo, alla ricerca di serenità e di pace, i problemi di tante famiglie che guardano il futuro con preoccupazione, i desideri dei giovani che si aprono alla vita, le sofferenze di chi attende gesti e scelte di solidarietà e di amore. La Vergine di Loreto è lì accanto, sul sagrato della Basilica, inondato di sole e di fiori, e Benedetto XVI pone nelle sue mani il futuro della Chiesa e quello di un'umanità stritolata da troppi problemi. Come Giovanni XXIII, 50 anni fa, anche lui si è fatto pellegrino presso la Santa Casa per ritrovare lo sguardo sicuro e amorevole della Vergine. Il 4 ottobre 1962 l'indimenticabile Roncalli affrontava, malato e anziano, un viaggio epico attraverso l'Italia per porre il Concilio sotto la protezione di Maria. Oggi il suo successore ripete gesti e parole per affrontare le nuove sfide dell'evangelizzazione. Guarda avanti, Benedetto, all'apertura del Sinodo dei Vescovi domenica prossima e all'inaugurazione dell'Anno della Fede nel 50° anniversario del più grande evento ecclesiale del Novecento. Eppure appare radicato nel qui ed ora della casa di Nazareth, dentro il grande mistero dell'incarnazione di cui le pietre portano memoria. Nelle sue parole durante la celebrazione eucaristica, di fronte alle 5.000 persone raccolte nella piazza, l'amore per la donna che con il suo sì ha permesso alla storia della salvezza di compiersi. Il luogo della presenza di Dio, dove il cielo e la terra si sono uniti. Tutto ruota intorno a questo mistero, spiega Benedetto XVI. Mezzo secolo fa, il concilio che aveva lo scopo di estendere la redenzione di Cristo a tutto il mondo. Ora il presente incerto è carico di incognite. Nella crisi attuale, che interessa non solo l'economia, ma vari settori della società, l'incarnazione del Figlio di Dio ci dice quanto l'uomo sia importante per Dio e Dio per l'uomo. Senza Dio l'uomo finisce per far prevalere il proprio egoismo sulla solidarietà e sull'amore, le cose materiali sui valori, l'avere sull'essere. Bisogna tornare a Dio perché l'uomo ritorni ad essere uomo. Solo con lui non viene meno l'orizzonte della speranza, spiega il Papa, che invita ad aprirsi come la casa di Loreto a tutti per porsi in cammino verso la città eterna. Il Papa era atterrato pochi minuti prima delle 10 all'eliporto di Montorso, accolto dalle massime autorità della regione, dal vescovo di Loreto, Monsignor Tonucci, e poi si era recato immediatamente qui presso la Basilica, era entrato dentro la Santa Casa dove aveva potuto sostare per alcuni minuti in preghiera e dove ha anche riacceso la lampada per l'Italia che era stata a sua volta accesa nel 1994 dal suo
predecessore, il beato Giovanni Paolo II. Quindi l'attenzione del pontefice per il nostro paese è un'attenzione molto forte. Il Papa è poi tornato a Montorso per il pranzo, consumato insieme al seguito a tutti i vescovi delle Marche all'interno del centro dedicato a Giovanni Paolo II. Il Papa, ci hanno detto, era molto contento, ha detto più volte di sentirsi a casa, di aver vissuto l'intera giornata in un clima assolutamente familiare, scherzando addirittura con i vescovi. Al momento di congedarsi, infatti, gli ha raccomandato di continuare a scherzare. Lui ha passeggiato per alcuni minuti all'interno del chiostro che da domani avrà il suo nome, poi si è recato a riposare nella stanza che era stata già di Giovanni Paolo II. Poi la partenza da Montorso, dopo aver salutato tutti e aver augurato anche a tutte le persone di nome Francesco buon onomastico. Quindi un Papa decisamente familiare, molto molto a suo agio, che ha voluto ancora una volta testimoniare questo legame tra il Pontefice e il Santuario di Loreto. E da Loreto è tutto, linea allo studio.